Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Just Drive. Oggi alla guida della BMW 420D. Subito col botto, vi faccio un mega spoiler. Questa macchina, attenzione, sapete cosa guido di solito, sapete cosa mi piace. Pronti? Mi è piaciuta da matti. Adesso voi direte, Ale, sei impazzito, sei sempre là che guidi vuoto, benzina, 500, 600 cavalli di qua e di là e poi ti fai tutta questa scena per una semplice 420D. Allora adesso vi dico perché mi è piaciuta così tanto. Quindi parliamo di un 2000 turbo diesel da 190 cavalli e 400 newton per metro di coppia, che le fanno coprire lo 0-100 in 7,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 240 km orari. Vi dico un numero che secondo me è ancora più significativo di cavalli, newton per metro, prestazioni, eccetera eccetera. Vi dico il numero 16. Rappresenta i chilometri di media che ho fatto con un litro in queste due settimane, con un piede pesantissimo, nel senso che proprio me ne sono sbattuto di ottimizzare i consumi, perché so, ho visto dei video dove parlano appunto di che consumi può fare, ma io ho detto vediamo che consumi fa se io la guido proprio senza pensarci, andando anche bello svelto, ok? E ha fatto 16 km al litro, che è un valore ottimo, perché vi assicuro l'ho guidata in un modo in cui la gente non guida, ma nel senso che, ma neanche io, nel senso che l'ho guidata sempre molto, molto allegro, no? Quindi mai col piede leggero, sempre in sport, ho fatto 600 km in autostrada, non ho neanche messo il cruise, quindi neanche in un modo tanto intelligente, se vogliamo dirla tutta. Però 16 km al litro oggettivamente è un valore ottimo, in quanto si registrano facilmente i 18 km al litro e volendo si arriva anche a 20 km al litro, quindi tanta roba, davvero tanta roba. E sinceramente, pure a me che ovviamente sapete sono malato, quindi preferisco guidare un motore benzina con tutto quello che ne consegue in termini proprio di sensazione, di sound, eccetera eccetera, devo dire che ogni tanto avere una macchina che va svelta, oserei dire, però consuma anche poco, fa piacere, ok? Quindi questa è una cosa che ovviamente non mi è dispiaciuta in queste due settimane, perché parlando di prestazioni, va bene, 7.1, 2.40 sono numeri, però vi assicuro che questa macchina va molto molto bene, perché va sicuramente più forte di quanto possa servire per muoversi su strada, e in qualsiasi tipo di situazione avete sempre abbastanza cavalli, abbastanza coppia per andare via alla svelta. A livello di erogazione il motore ho trovato particolare, nel senso che sicuramente adesso con tutte queste normative inerenti alle emissioni si vanno ad avere dei propulsori che sono sempre più strozzati, quindi anche qui a livello proprio di erogazione sentite una macchina super reattiva ai bassi, perché già a 1700 giri avete già molta spinta, però poi vi conviene cambiare piuttosto presto, già a 3500-4000 è finito il gioco e vi conviene andare alla marcia successiva. Però a livello di spinta ovviamente sentite che la macchina accelera, ma non è mai, non vi dà mai quel calcio nella schiena, e voi direte vabbè sono solo 190 cavalli. Non è un discorso di cavalli, è proprio un discorso di come ve li dà questi cavalli. Vi assicuro, avendo provato dei propulsori BMW con la stessa cavalleria direi 4 anni fa più o meno, si sentiva che la spinta era diversa, però in realtà questo tipo di erogazione rende la guida super confortevole, incredibilmente omogenea e fluida. Ed è proprio il concetto di fluidità che vorrei, diciamo, evidenziare, in quanto sia per il propulsore, che è estremamente morbido nell'erogarvi la sua potenza, ma anche il cambio automatico ad 8 rapporti è super fluido. Mi sembra un cambio improntato maggiormente alla piacevolezza dell'utilizzo, quindi un cambio che non
non è mai troppo brusco, non è velocissimo, quindi non è quel cambio fulmineo che vedete proprio la lancetta dei giri che fa papam, no? Quando cambiate, però non è questa la macchina dove volete un cambio fulmineo, no? Nel senso che, sì, vi dicevo, è una macchina che va piuttosto bene a livello di performance, però sicuramente cercate un qualcosa che sia estremamente confortevole, e lo è anche nel cambio, che quindi quando la guidate in comfort e non siete là a guardare i millesimi di secondo sulla cambiata, penso che faccia bene il suo dovere. Siamo arrivati a questo punto del discorso e non vi ho ancora detto che questa vettura è mild hybrid, quindi non dovete attaccarla a nessuna spina, fa tutto lei, però avete quei 10 cavalli in più dati dal sistema ibrido che vi permettono di avere quel guizzo in più in accelerazione, o comunque quando uscite da una curva il sistema va ad aiutare la parte termica per aver, diciamo, un minor turbo lag, una risposta un po' più immediata, e poi ovviamente questo comporta dei vantaggi fiscali in Italia. A livello generale, perché vi parlo di fluidità? Perché questa macchina, quando la guidate, vi sembra di fluttuare. E questo sicuramente grazie alla piattaforma Clara e all'assetto che hanno, diciamo, messo a punto gli ingegneri BMW. Adesso questo punto è difficile da spiegare, perché devo trovare le parole giuste per farmi capire, in quanto questa vettura ovviamente va, come vi dicevo, a massimizzare il comfort, perché ho provato a prendere diverse volte delle buche, vi ricordo che ha dei cerchi da 18 pollici e la macchina non è mai secca, riesce sempre ad assorbire, ad attutire ogni tipo di asperità del manto stradale. Tuttavia, quando poi invece la mettete in sport e provate a, diciamo, portarla al limite, il limite è alto. Nel senso che non sentite una macchina che fa l'effetto barca o che comunque tende ad avere questo fenomeno del beccheggio, del rollio esagerati, no? Negli spostamenti laterali e in avanti e all'indietro. Non voglio dire che è piatta, perché non lo è, perché sentite assolutamente la macchina che si va a coricare sui lati, ma lo fa in un modo che vi permette comunque di andare forte. Ok, adesso non è il forte di un M4, ovviamente, ma è un forte che se volete fare una curva a 150-160 all'ora, una curva anche magari con un angolo piuttosto importante, lo fate proprio con nonchalance. E se volete farne una a velocità ancora più elevata, vi assicuro che la macchina tiene la traiettoria perfettamente e vi dà un senso proprio di sicurezza, una confidence incredibile. Quindi si basa su una piattaforma secondo me meravigliosa, e vi dico una cosa, sono riuscito a capire maggiormente le qualità di questa piattaforma più nella prova di questa 420D che nella prova dell'M4 Competition che trovate sul mio canale. Ok, questa l'ho guidata 2 settimane, la Competition l'ho guidata un giorno, però quando guidate un M4 voi sapete già cosa aspettarvi, no? Quindi è una macchina molto veloce, con dei super freni che suona, le intraversate molto rigide, eccetera eccetera, però perché è un M4. Ma invece poi guidare una macchina che ha delle pretese completamente diverse come questa e ritrovare tutta quella qualità costruttiva, quella qualità ingegneristica, mi ha sorpreso. Voi direte, ovvio, l'M4 è la stessa macchina con più cavalli. Lo so, però quello che vi sto dicendo è che sono riuscito maggiormente a percepire tutta questa bontà nella prova di questa 420D. In questo caso, sulla vettura che è in prova, non ci sono neanche le sospensioni adattive, ma vi assicuro che a livello di assetto è meravigliosa, quindi riesce sempre a trovare la giusta taratura. Anche a livello di sterzo, che varia molto a seconda della modalità in cui siete, quindi che può essere Sport, Comfort o Deco Pro, quindi ovviamente in Comfort avete uno sterzo molto più morbido, in Sport vi dà maggior solidità. È uno sterzo sicuramente filtrato, sicuramente meno diretto di quello che magari potete provare sulla Giulia, ma mi dà sempre quella sensazione di consistenza, di precisione che mi basta per apprezzare al massimo questa vettura.
sono rimasto particolarmente sorpreso anche dai freni, in quanto a volte sulle motorizzazioni che non sono top di gamma, l'impianto frenante è una cosa su cui certi costruttori vanno un po' a peccare, mettendo degli impianti sottodimensionati rispetto alle prestazioni delle vetture. Non è questo il caso, perché l'impianto frenante è ottimo e la potenza a sua volta eccezionale, in quanto in frenata la macchina è molto composta e si arresta nello spazio giusto, secondo me, quello che vi potete aspettare da un'auto di questo segmento. Il feeling a bordo è migliorato notevolmente. Ovviamente sto parlando del nuovo sistema di infotainment. Nonostante io non sia sinceramente un fan di questi cockpit con una realizzazione completamente digitale, io sono un po' old style, diciamo old school, old style, ditelo come volete, su certi discorsi, quindi preferisco ancora una strumentazione analogica. Devo dire che è molto bello, mi piace tantissimo come hanno integrato lo schermo touchscreen nella plancia, perché non è il solito iPad che si trova sui competitor appiccicato in alto, non è nemmeno troppo grosso come quelli che si vedono adesso sulle Mercedes, che veramente sembra di entrare in un negozio di televisori, e secondo me riesce a raggiungere il perfetto compromesso tra dimensioni, tecnologia, design, eccetera eccetera. Secondo me funziona benissimo, il touchscreen è molto veloce, i menu sono molto intuitivi, molto completo, quindi siamo veramente al top. E mi piace molto anche il nuovo design del tunnel centrale, quindi ci sono un po' tanti tasti, sicuramente si potrebbe provare a ridurre ancora la quantità di tasti all'interno dell'abitacolo, però in generale mi piace. Quello che vi voglio dire è che questa macchina mi è piaciuta talmente tanto che mi sono messo a cercare dei difetti, no, da dirvi, per non fare la recensione di quello che fa solo sviolinate, no? Però faccio una cosa che non ho mai fatto in vita mia, che è una cosa che vedo fare ai giornalisti, no? Per vedere i materiali, soft touch, o come è assemblata la vettura. Io tocco qua ed è super piacevole la copertura in pelle del cruscotto, si deforma proprio bella morbida, ma poi anche proprio gli assemblaggi delle portiere, non ci sono scricchiolii, macchina tedesca fatta bene. Mi sto un po' perdendo nella recensione di oggi, perché ci sono tanti discorsi, tante cose da dire, e in generale la macchina mi è piaciuta per la sua facilità di utilizzo. Mi è piaciuta perché finalmente si riesce ad avere una BMW che riesco ad apprezzare anche internamente, in quanto le ho trovate sempre piuttosto datate per quanto riguardava gli interni. E da guidare è meravigliosa, perché è super confortevole quando la si mette in comfort e si fa un viaggio di trasferimento come quello che sto facendo adesso da A a B, ma quando poi invece magari le si vuole chiedere qualcosa di più sportivo, la si mette in sport, si staccano i controlli e ci si ricorda che è una BMW. Quindi se la volete far scodare, scoda, e come, se vi volete divertire, vi assicuro che vi divertite anche con un 2000 turbo diesel. In generale, ragazzi, la macchina mi è piaciuta molto, ma sono curioso di sapere cosa ne pensate voi di questa vettura. Quindi io vi invito a mettere un bel mi piace al video, se vi è piaciuto, ovviamente. Di commentare un vostro parere sulla nuova 420D. Vi piace esteticamente? Siete d'accordo con me? Non siete d'accordo? L'avete provata? Vi è piaciuta? Non vi è piaciuta? Perché avete trovato dei difetti che io non ho trovato? Fatemelo sapere nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al canale di Just Drive se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!